Benvenuti all'anteprima di È già domani, la rassegna stampa di Rai News 24. Andiamo al mattino di Puglia e Basilicata che legge con la foto, l'abbiamo vista sui social di Beppe Grillo questa mattina, cioè Draghi al cornicione con Mattarella alla finestra, il cornicione ha retto è il titolo, lavata la coscienza dei vertici del Movimento 5 Stelle, la base è in subbuglio, Dibba va via, la fiducia in Parlamento potrebbe essere una sorpresa, sollievo di Mattarella, Super Mario rientra in camera per vedere Ficora al colle e poi il voto. Su Rousseau il 59,3% dice sì al governo Draghi. E poi Euripide l'aveva previsto, il Deus ex machina Mario Draghi non è un'invenzione del presidente Mattarella, fu Euripide a introdurre l'escamotage di calare dall'alto un risolutore delle situazioni difficili. Paolo Borrometti, secondo te in Parlamento potrebbe esserci una sorpresa, come titola il Mattino di Puglia e Basilicata, oppure in realtà dopo il sì di Rousseau ormai è una strada in discesa quella per Draghi? Penso che in Parlamento la strada sia completamente in discesa, anzi c'è da capire quante saranno, ma è solo una questione di cronaca politica, quante saranno le defezioni nel movimento, ad esempio, quanti seguiranno Di Battista, non penso tantissimi onestamente, e bisognerà comprendere, ed è lì probabilmente la vera svolta, quando Draghi scioglierà la riserva salendo al Quirinale per capire quale sia il peso politico del suo governo, quanti saranno i tecnici, quali saranno i rappresentanti di partito, se saranno diretti, se saranno tecnici d'area. Sono questi oramai gli ultimi nodi da sciogliere che porteranno Draghi verso il pieno incarico, le piene funzioni del suo gabinetto, del suo governo. Il tema vero è che c'è stato un respiro di sollievo profondo a tutti i livelli nella nomenclatura professionale politica dei 5 Stelle e non solo, perché la soluzione Draghi ha dato a tutti l'alibi per dire: non siamo riusciti a ricostruire un equilibrio politico. L'Europa ci chiama alla responsabilità, la pandemia continua, c'è un demiurgo fuori dagli schemi, fuori dai giochi, stimatissimo in tutto il mondo, possiamo accodarci. Che programmi? Meno male che c'è Draghi, un signore che è preso sul serio da tutti, nonostante i 5 Stelle, ma non solo i 5 Stelle, che hanno cambiato 47 volte atteggiamento e opinione. Andare a questo Ministero della Transizione Ecologica che in realtà è molto importante perché come dire, dovrà gestire una grandissima fetta dei soldi della recovery. Mi ha incuriosito, sempre sulla prima pagina del Mattino di Puglia e Basilicata, questo articolo, la presa in giro, il Ministero della Transizione nato con ILVA. I 5 Stelle ce l'avevano già e hanno fatto finta di non saperlo per rivendersi l'appoggio a Draghi. Con la precipitare della crisi all'ex ILVA di Taranto, il 6 novembre del 2019, un decreto di Conte cambiava la denominazione del Dicastero guidato dal grillino Sergio Costa in Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica. Insomma, Paolo, questa sarà la nuova bandiera del Movimento 5 Stelle. Secondo te ci sarà un grillino alla guida di questo ministero? Chi ci possa andare andrebbe chiesto a Draghi. Draghi. È chiaro che è la prossima bandiera del Movimento 5 Stelle. Guardate, il direttore Luciano ha detto una cosa straordinaria. In questo è una verità incontrastabile. In questo momento tutti sanno che i miliardi dell'Europa dovranno essere posati a terra. Piattaforma Rousseau hanno votato sì, non un voto a valanga, c'è da dire, rispetto a quello per esempio che certificò l'avvio del Conte 1 con percentuali al 90%, ma quasi il 60%. Che cosa ci dice questo voto? Dal punto di vista sociologico, la maturazione di un movimento è diventare partito. Se non diventa partito, significa che la dimensione ideologica prende il sopravvento sulla dimensione politica e quindi il tutto si sfalda.
Dunque, secondo me il vertice si è trasformato più della base, cioè non è riuscita un'operazione pedagogica, diciamo, del tutto nei confronti della base, per cui quelli che hanno avuto un'esperienza di governo hanno naturalmente capito che ci sono difficoltà quando si passa da una teoria piuttosto ideologica che è quella propria dei movimenti. Ha ragione Di Masi, cioè la coerenza implica anche il fatto che nel momento in cui ti sei presentato, hai ottenuto un alto numero di voti, devi governare in un qualche modo questo paese, la coerenza implica anche il fatto che tu faccia dei compromessi, delle alleanze, eccetera, eccetera. No, è un'altra cosa, è proprio un sentirsi altro, diciamo così, rispetto all'istituzione del Parlamento, rispetto ai compromessi della politica, eccetera, eccetera, eccetera. Draghi, scusate, per cultura, per formazione, per storia, eccetera, eccetera, è direi l'opposto di un grillino, no? E quindi imposterà la sua azione di governo inevitabilmente, certo tenendo conto delle sensibilità politiche e tutto il resto, ma verso una strada di rigore. Quando dico di rigore non intendo il rigore la Monti, ma di un rigore mentale e disciplinare severo. Non è uno che qui puoi andare lì a raccontargli chiacchiere o quei vuoti slogan politici che vengono usati, è uno che immediatamente fa di conto e capisce se una cosa va in una certa direzione o un'altra direzione. E questo contrasta un po' con questa cultura un po', come dire, simpaticamente arruffona del Movimento 5 Stelle, anche questa cosa della transizione ecologica, no? La transizione ecologica è una cosa seria, ma per fare la transizione economica ci vogliono delle politiche ambientali nei trasporti, nell'industria, nell'agricoltura, eccetera, 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 no? Oggi il Movimento 5 Stelle è un movimento che sul territorio è schierato contro qualsiasi cosa, fondamentalmente, anche contro quelle cose che hanno approvato loro a livello governativo. Tutte le imprese energetiche si lamentano, per esempio, del fatto che avendo noi approvato un piano energetico che prevede la realizzazione di decine di migliaia di nuovi megawatt solari, eolici, biomasse, eccetera, eccetera, non si riesce a fare nulla perché sul territorio nascono continuamente comitati contro e tutto è bloccato. Questo governo non si può fare senza i 5 Stelle, ma sicuramente Draghi non potrà che recepire alcune cose dei 5 Stelle. Fra 3 mesi noi avremo talmente tanti disoccupati e talmente tanti poveri che non solo non si potrà eliminare il reddito di cittadinanza, ma bisognerà rinforzarlo